C'è una canzone del 1970 che si chiama Big Yellow Taxi, originale cantato da Joni Mitchell. Forse l'avete sentita in una versione più recente, nel 2002, nella cover dei Counting Crows, una band rock californiana. Si chiama Big Yellow Taxi e il ritornello fa You don't know what you've got till it's gone, che è una frase abbastanza banale, ma che rende benissimo, secondo me, l'idea del nostro sentimento adesso, ora che è ufficiale, al termine del campionato e al termine di Sampdoria Parma 3-0. L'addio di Claudio Ranieri, che forse non andrà via con un grande taxi giallo, forse andrà via in taxi, che oggi ormai i taxi sono bianchi, andrà in un'altra piazza italiana, forse andrà via in aereo e andrà oltre Manica, andrà all'estero, non lo sappiamo. Taxi che peraltro, per inciso, a livello di letteratura sportiva, calcistica, recente, mi fa venire in mente l'addio di Mourinho all'Inter. Se vi ricordate, dopo la vittoria al Bernabéu della Coppa dei Campioni, prese questo taxi per non tornare a Milano perché già sapeva che sarebbe andato proprio ad allenare a Madrid. Al posto, o meglio, sulla panchina dell'Inter, un anno dopo più o meno sarebbe arrivato, dopo altri tentativi in mezzo, proprio Claudio Ranieri, che ora siamo qui tutti un po' a rimpiangere. E perché mi è venuta in mente questa frase che, insomma, non ti rendi conto di che cos'hai finché e del valore di cosa hai finché non ce l'hai più, non finisci per averlo più. Perché appunto durante questa sua permanenza alla Sampdoria di quasi 2 anni, per lunghi tratti, soprattutto nell'ultimo periodo, nella fase centrale e finale di questa stagione appena conclusa, la 2020-2021, ci siamo trovati a discutere sulle performance della squadra, di cui evidentemente Ranieri era il capo, il referente, il responsabile tecnico e sportivo. E per tutto l'anno, spesso abbiamo anche criticato, e mi ci metto io per primo perché l'onestà intellettuale, prima di tutto, tante volte non siamo rimasti contenti di come giocava la Sampdoria, lo abbiamo detto tante volte, ma perché parlavamo di quello? Perché a differenza, per esempio, dell'anno scorso, e lì non era colpa di Ranieri che era subentrato e quindi si era trovata una barca da salvare e l'ha condotta in porto la prima stagione perfettamente con anticipo, quest'anno invece non è stato un problema e quindi ci siamo ritrovati, non avendo l'ansia della salvezza, dei risultati e della classifica, a giudicare i contenuti delle partite un po' anche, diciamo, usando un termine forse esagerato, a livello estetico. E però forse ci siamo dimenticati del fatto che non fosse scontato e banale che la Sampdoria abbia navigato in acque tranquillissime per praticamente tutto il campionato. Basti vedere invece i patemi che hanno dovuto soffrire e l'angoscia che hanno vissuto i tifosi della Fiorentina, del Torino e del Cagliari quest'anno. Sono piazze e rose che non sono lontanissime dalla nostra. E sappiamo anche che penso al finale di campionato del Torino, che pure sì, si è salvato, ma con grandissima fatica. E sono finali di campionato che ti lasciano pessime sensazioni addosso, che rischiano di spaccare l'ambiente, nonostante alla fine l'obiettivo minimo, in questo caso per i Granata, si è arrivato. L'obiettivo invece, Ranieri, con grande maestria e con tutta l'esperienza che ha maturato in 30 anni abbondanti di carriera, tra l'altro abbiamo festeggiato recentemente il trentennale del nostro bellissimo scudetto della bella stagione. Ranieri a quel tempo già allenava il Cagliari e ci diede parecchio fastidio venendo a pareggiare nella parte finale del campionato proprio a Marassi, rimontando col suo Cagliari un 2-0, ovviamente firmato Mancini Vialli. E quindi dicevamo, adesso l'obiettivo, dicevo sì, erano i 52 punti, ormai famigerati, che lui un girone fa aveva detto, poniamocelo come obiettivo perché capiva che più in alto e più in basso non si poteva andare. Quindi l'obiettivo principale doveva essere mantenere quella rotta lì ed è, secondo me, quasi incredibile il fatto che siamo arrivati esattamente a 52. Cioè, guardate che non è facile perché lui stesso ha detto potevano poi essere 53, potevano essere 49 e non sarebbe cambiata di tantissimo la sostanza. Invece abbiamo girato svizzeri, 26 all'andata, 26 al ritorno. Ha colpito molto dal punto di vista sentimentale, romantico, anche quello che avevamo percepito durante il campionato, ma abbiamo certificato con le immagini di Sampdoria Parma, con appunto l'ultima di campionato, cioè il grandissimo senso di appartenenza
o meglio di unità che si era creato tra il gruppo, squadra e l'allenatore. L'abbraccio di Colley rimarrà, dopo il gol del 2-0 del Gambiano, rimarrà come fotografia appunto del rapporto che si era creato virtuoso evidentemente tra squadra e giocatori. Uno dei pregi sicuramente del mister è stato quello di coinvolgere tutti a discapito anche forse di personaggi e personalità importanti, perché Quagliarella, complice anche l'età, si è fatto tante panchine, si è fatto tante partite partendo da fuori. Keita, che è stato teoricamente un investimento molto molto pesante, uno con un pedigree, un curriculum molto valido, ha finito per perdere la titolarità a favore, ad esempio, di Manolo Gabbiadini, che abbiamo sentito dal bordo campo dell'ultima partita: sei stato perfetto come al solito, o una cosa del genere, gli ha detto Ranieri. Quindi, insomma, si è fatto volere bene da tutti. E da quello che so, è stato, vabbè, l'abbiamo visto stilisticamente, e dal punto di vista comunicativo è stato impeccabile per tutta la sua permanenza, e anche il saluto è stato perfetto nella conferenza stampa del giorno pre-partita. Ha ringraziato ulteriormente nella conferenza stampa post Sampdoria Parma, ricordando ancora una volta, a me mi era rimasto subito lì la scintilla, era scoccata probabilmente nel rapporto tra Ranieri e l'ambiente Sampdoria. Ha ricordato quel Sampdoria Lecce, che a noi suona bene perché, proprio visto che siamo in tema di trentennali di date importanti, lui invece si faceva riferimento a Sampdoria Lecce meno esaltante, chiaramente dal punto di vista tecnico, ma a quello del ottobre o novembre 2019, insomma, era gli inizi, e lì pareggiamo 1-1, una partita che però, nonostante fossimo ancora nella prima parte del campionato, rischiava di pesare molto, perché Lecce si sarebbe giocato con noi la salvezza più o meno fino alla fine. Lì stava vincendo Amarassi, parole sue: stavamo giocando male, 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 l'ha detto lui, ed effettivamente la squadra stava giocando male, ma pareggiò quella partita soffrendo tantissimo al 90esimo con un colpo di testa di Gaston Ramirez, che entrò di pochissimo, ma l'orologio dell'arbitro vibrò, e quindi gol 1-1. Ranieri, ancora una volta, sottolineato come lì sia scattato appunto la sua stima e il rispetto definitivo verso l'ambiente blucerchiato, perché la tifoseria soffiò, per citarlo, alle spalle della squadra per portarla al pareggio, e una volta finita la partita, fischi, perché quello era il sentimento della tifoseria verso la prestazione della squadra, che evidentemente non era stata sufficiente e non lo era nel percorso fino a lì. Ma poi sappiamo tutti come è andato a finire. Da quello che so, il mister ha, oltre che pubblicamente, anche privatamente convocato uno per uno, questo mi è stato riferito, i giocatori nel suo ufficio per comunicargli la decisione. Non so se prima o dopo averlo fatto pubblicamente, ma comunque è un altro indizio a riprova della persona che è e ha dimostrato di essere ancora una volta Claudio Ranieri, che quindi rimpiangeremo sicuramente dal punto di vista umano, parlandone, e ne abbiamo parlato spesso anche sui nostri canali a ottobre, novembre. Non sempre io ero certo di volere la riconferma di Ranieri dal punto di vista tecnico. È anche vero che, oltre a questo aspetto sentimentale e romantico che comunque pesa, adesso ci sono un po' più di incognite su quella che sarà la Sampdoria a livello di rosa, di organico e anche di quadri dirigenziali per l'anno prossimo, perché quello che ha detto Ranieri ci ha un po' preoccupato da questo punto di vista, cioè non c'erano i contenuti e i presupposti per ripartire. Quindi sappiamo che non c'è stato l'accordo sul contratto, Ranieri voleva un altro anno, non solo un rinnovo di un anno, almeno questo è trapelato. Ma credo anche, temo, che siano state poche le garanzie tecniche a livello di rosa. E quindi, più che il nome dell'allenatore che arriverà, che ovviamente adesso siamo tutti lì attenti, ma io vi invito a non fare l'errore di definire un allenatore che sta arrivando in base all'ultima sensazione che ne avete. Non so, faccio il nome più fresco e più vicino che abbiamo, D'Aversa, che ovviamente tutti adesso pensiamo a un allenatore retrocesso che in carriera ha conquistato una salvezza al Parma l'anno scorso facendo difesa e contropiede, per dirla proprio da bar. E D'Aversa in realtà è un allenatore che ha fatto un suo percorso, che ha portato il Parma in Serie A vincendo dei campionati, e non è una cosa mai facile. E poi il Parma lo faceva giocare in quel modo perché probabilmente in quel modo doveva giocare il Parma, avendo Gervinho davanti e Kulusevski che lo ispirava. Si fanno i nomi di Gotti, per esempio. Anche lui non è uno che a livello di risultati può dare grandi sensazioni, ma invece è un personaggio che mi ispira,
onestà intellettuale, non banalità di pensiero, e quindi a livello di gioco quest'anno l'Udinese ha avuto una sua identità. Chiaro che non è un nome che emoziona, ma non credo che nomi del genere ce li si possa permettere. E vi ricordo anche, per ribaltare il discorso, che nomi che in realtà emozionavano positivamente gli anni scorsi erano quelli di Francesco e Montella, e sappiamo tutti come è andata a finire. Poi si fanno anche i nomi di italiano, e sarebbe un nome che invece è un personaggio, un allenatore che ha dimostrato grandissime cose quest'anno e negli anni scorsi, a Trapani prima e allo Spezia poi, altri emergenti. E sono opzioni interessanti. Ovviamente da sole non bastano, bisogna vedere cosa gli viene messo a disposizione, ma Paolo Zanetti, che ora si sta giocando la promozione in Serie A nel playoff, si giocherà la finale contro il Cittadella con il Venezia, e Alessio Dionisi, astro nascente, giovanissimo, allenatore toscano, che si è fatto vedere prima in Serie C con Limolese 2 anni fa, l'anno scorso al Venezia in Serie B con una salvezza tranquilla, quest'anno ha stravinto il campionato di B con l'Empoli, che quindi è una bottega, solitamente un laboratorio dove emergono allenatori promettenti, giocando con il 4-3-1-2, giocando un bel calcio e stravincendo il campionato. Quindi ci dà sensazioni di allenatori che sono famosi, abbiamo conosciuto, non nomi, insomma, sappiamo tutti a chi mi sto riferendo. Quindi vediamo che cosa ci riserverà quest'estate. Salutiamo e ringraziamo Claudio Ranieri, un percorso praticamente senza pecche, se vogliamo proprio andare a cercare i momenti un po' più deludenti. Il bilancio dei derby per lui è leggermente in negativo, ma quello grave secondo me è stato quello in Coppa Italia di quest'anno. Poi uno, il più importante, anche perché l'ultimo col pubblico l'ha vinto l'anno scorso col gol di Gabbiadini, ne ha perso uno dopo la ripresa, dopo il lockdown nel campionato scorso, quello che ha permesso al Genoa di salvarsi sostanzialmente. Quest'anno 2 pareggi con poche emozioni, e quello brutto perso in Coppa Italia. Lì probabilmente è stato il momento peggiore, più difficile di questa stagione, che poi però abbiamo condotto in porto con grande, grande tranquillità, e togliendoci anche qualche soddisfazione con i Giant Killings, cioè le vittorie contro le grandi, contro la Roma, contro la Lazio, contro l'Inter. Grazie, grazie mister Ranieri. Aspetto, vi ringrazio ovviamente perché ho finito il video, ho parlato anche troppo. Aspetto le vostre idee, pensieri, commenti, che cosa, in che modo volete salutare mister Ranieri e che cosa vi aspettate, chi vorreste al suo posto sulla panchina blucerchiata. Ciao!